Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Rosy Perrone, che da poco è stata eletta proprio al confederale dell'SLP. No, confederale della CISL di Reggio. Confederale della CISL di Reggio, perfetto. Sono a supporto del mio territorio, delle tematiche del territorio postali di Reggio Calabria, che poi sono quelle, diciamo, onnicomprensive. Perfetto. L'importanza di essere qui oggi, un'amministrazione che ha organizzato l'SLP CISL, ma che ha smosso anche altri sindacati come le CGL, l'UGL, la Comsal, Willpost e Comsal, per dire cosa all'azienda e soprattutto alla politica e ai cittadini? Sì, per dire che Poste è un'azienda che è stata già privatizzata in parte, per cui noi non pensiamo che sia assolutamente il caso di andare avanti in questa direzione, e soprattutto che necessita assolutamente un confronto continuo e costante con le organizzazioni sindacali, perché questa azienda mantenga il più possibile le proprie specificità e diventi sempre più un'infrastruttura importante del territorio. Io parlo di Reggio Calabria naturalmente, ma complessivamente del sistema paese. Tra l'altro l'SLP CISL da sempre cerca di essere la voce del lavoratore all'interno dell'azienda, malgrado le continue privatizzazioni, i cambiamenti all'interno dell'azienda. Questa ultima tranche di privatizzazione è il colpo di grazia, come direbbe qualcuno? Sì, noi pensiamo che possa rappresentare il colpo di grazia. Noi pensiamo che comunque il lavoratore abbia già dato il massimo del contributo con grande abnegazione, impegno e passione e senso di appartenenza a questa azienda, non vedendo nella maggior parte dei casi neanche il ritorno sotto l'aspetto complessivo, non personale. Per cui pensiamo, ripeto, che necessiti un confronto serrato, importante e costruttivo, perché l'azienda va bene, il lavoratore, il dipendente va bene, ma comunque deve venire fuori sempre da una costruzione di rapporto continuo e di confronto e di dialogo sociale col sindacato. Grazie mille dell'intervista, buon proseguimento e buona manifestazione. Grazie a voi.